Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova iniziativa organizzata da Punto Critico Blog. Questa sera, come già accaduto nel recente passato, parleremo di un tema a noi molto da noi molto sentito, a noi molto caro, l'autonomia regionale differenziata, in quanto siamo fermamente convinti che il DDL Calderoli sia estremamente deleterio, nocivo per l'Italia nella sua interezza, cioè per tutti i cittadini che abitano in questo paese. Questa sera porremo l'attenzione sulla campagna di raccolte firma che ha consentito la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la revisione dell'autonomia differenziata elaborata da Massimo Villone di arrivare in Parlamento. Una splendida partecipazione democratica che ha portato alla lusinghiera cifra di 106.000 firme raccolte. Poi parleremo degli aspetti tecnici del disegno di legge Calderoli e di come stanno andando le audizioni parlamentari. Ed infine cercheremo di capire quali sono le prospettive politiche della legge di iniziativa popolare Villone e i suoi possibili sviluppi parlamentari. Questa sera abbiamo il grande piacere di ospitare, di avere con noi Alfiero Grandi, politico e sindacalista italiano e vicepresidente nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Umile Daniel Fabbricatore, membro del direttivo nazionale CDC e redattore di Punto Critico, e Mario Monaco, redattore di Punto Critico Blog e ottimo conoscitore del tema in questione. Bene, non indugio oltre e passo la parola ad Umile. Prego, Umile. Grazie Fabio. Noi ci troviamo dopo tante analisi e dopo tante iniziative sugli aspetti della LIP Villone sviluppati in queste nostre trasmissioni nei mesi passati, e finalmente siamo a commentare un grande risultato: 106.000 firme raccolte a sostegno della nostra proposta per fermare questo progetto di frammentazione del paese e per mettere in sicurezza i diritti di cittadinanza sociale in tutto il paese, a prescindere dal luogo di residenza. 106.000 firme significa più del doppio della quota necessaria a presentarla. E così sono state depositate in Senato in data 1 giugno, a cui è seguita una conferenza con esponenti del coordinamento Democrazia Costituzionale, tra cui il qui presente Alfiero Grandi, e con gli esponenti nazionali dei sindacati della scuola, che ne hanno puntualmente illustrato le nobili finalità. Il dato che più traspare da questa raccolta è che la stragrande maggioranza di questi consensi sono stati apposti sui nostri moduli da parte di cittadini abitanti nelle regioni del Sud. C'è stato un vero e proprio riscatto da parte delle regioni e delle città del Meridione, mentre le firme da parte degli abitanti delle regioni settentrionali sono state abbastanza esigue. Però, come dirò poi dopo l'intervento di Alfiero, il mondo politico inizia a capire che il progetto Calderoli non è deleterio solo per il Sud, ma è deleterio per tutto il paese. Quindi si aprirà probabilmente terreno fertile anche in quelle regioni per far passare questo messaggio, per giungere a tale consapevolezza. E il Sud comunque continua a farsi sentire nel frattempo. Solo in questo mese ci sono state tante grandi manifestazioni, una organizzata da noi a Cosenza, un'altra a Potenza, altre in Puglia, che hanno visto anche, diciamo, tutte queste, un gran numero di partecipanti, parliamo di migliaia. E cito anche la visita a Vibo Valentia del ministro Calderoli, dove, diciamo, i cittadini e gli attivisti del luogo hanno organizzato una manifestazione di protesta contro il suo progetto politico. Questi 6 mesi di campagna, dico per concludere, sono serviti anche e soprattutto a portare la materia fuori dall'oscurantismo in cui è stata calata. Non smetterò mai di ripeterlo, in cui è stata calata d'arte, ma per ragioni che spiegherò poi in seguito. Io credo che potremmo anche riuscire a far capire che anche per il Nord questo disegno risulterà estremamente controproducente. Io per il momento mi fermo qui, restituendovi la parola, e vi ringrazio ancora per la possibilità di trattare l'argomento in questa sede.
Grazie, umile. Io non perderei tempo e lascerei subito la parola ad Alfiero che ci dirà anche un po' come stanno andando le audizioni parlamentari e quali sono le prospettive. Prego, Alfiero. Intanto vi ringrazio, è un'occasione importante perché credo vada chiarita una cosa, noi abbiamo ottenuto un risultato straordinario, ne parlerò tra un attimo. 106.000 firme meno qualche decina, insomma veramente tante. Però non è finita. Cioè paradossalmente abbiamo raggiunto la prima tappa, la tappa nella quale siamo riusciti a mettere sul terreno concreto un'iniziativa importante come la proposta di legge di iniziativa popolare con un seguito che ha sorpreso tutti, un po' anche noi, diciamo la verità, perché un conto è provarci, un altro conto è riuscirci e riuscirci piuttosto bene come è effettivamente accaduto. E quindi dobbiamo dare continuità, ma ci ritorno. Quindi siamo arrivati a questo punto, l'abbiamo consegnata, naturalmente abbiamo vigilato come è necessario fare in tutti questi casi per evitare che si perdesse troppo tempo. Devo dire che tutto sommato la struttura del Senato ha fatto le verifiche, quando è arrivata a 50.000 ci ha avvertito che 50.000 erano sufficienti, poi avrebbe continuato il conteggio, ma non era più rilevante ai fini del regolamento parlamentare. Di conseguenza, il progetto di legge è stato annunciato all'Aula, ha preso un numero, sembra la cosa della mutua, oppure la posta, ma insomma è importante perché il progetto di legge esiste, è scritto, quindi stampato dal Senato al numero 764 e soprattutto è già stato affidato alla prima commissione che è la Commissione Affari Costituzionali del Senato, la stessa che sta esaminando il disegno di legge Calderoli. Sono però due percorsi diversi, paralleli ma diversi, perché il disegno di legge Calderoli è un disegno di legge, almeno all'apparenza, nelle dichiarazioni, non costituzionale ma ordinario, quindi non modifica la Costituzione, in realtà la strappa un bel po'. E il nostro è un disegno di legge esplicitamente costituzionale che cerca di mettere dei limiti alla possibilità di strappo di cui Calderoli si è dimostrato un autentico maestro. E questo naturalmente è un punto molto importante. È già stato assegnato, la prima commissione sa che è già arrivata. La prossima settimana abbiamo già parlato con alcuni senatori della prima commissione e dovrebbero avviare il percorso effettivamente nella presidenza della Commissione alla fine della prossima settimana. Continueremo a vigilare perché voi sapete che i disegni di legge normalmente erano disegni di legge che quando venivano presentati venivano chiusi in un cassetto e dimenticati. Questo disegno di legge non può essere dimenticato perché il regolamento del Senato fatto approvare da Pietro Grasso poco prima della fine della legislatura che poi ha dato il via all'elezione del 18, ha fatto approvare un regolamento che fa un'apertura importante nei confronti della partecipazione democratica, ad esempio delle leggi di iniziativa popolare, immaginando che la Commissione abbia un mese di tempo al massimo per cominciare e 3 mesi per finire. Dopodiché il disegno di legge deve andare in aula, cioè acquista una visibilità politica e di spinta maggiore di quella che ha fin tanto che rimane all'interno di gruppi più ristretti, anche se una certa audience già ce l'ha. E quindi continuiamo in questa direzione perché le iniziative devono continuare, non solo perché occorre un controllo di cosa sta accadendo sul disegno di legge Calderoli, cosa si muove nella maggioranza, come si comportano in generale i gruppi parlamentari e quindi già questo sarebbe ragione di una grande attenzione. Ma perché la proposta di legge ha, secondo me, il pregio importantissimo di mettere con i piedi a terra una iniziativa che sull'autonomia regionale differenziata presenta un'idea alternativa a quella di Calderoli. Vedete,
o ci si rassegna a fare una battaglia di minoranza, magari importante, come a volte si è costretti a fare in mancanza di altre possibilità, e ci si rassegna al risultato che sarà comunque un risultato negativo per chi sostiene posizioni diverse, ma soprattutto per il nostro paese. Noi non abbiamo fatto questa scelta. Noi non ci rassegniamo, non pensiamo affatto che questo disegno di legge è destinato a passare. Faremo di tutto per fare venire dubbi, interrogativi, aprire delle contraddizioni e, se possibile, anche peggio, all'interno della maggioranza, in modo tale che il disegno di legge Calderoli non solo cambi, come naturale in un percorso parlamentare, in cui si discute, il Parlamento c'è proprio per quello, perché deve parlare su una proposta e poi dire la sua e quindi anche modificare il testo precedente, ma questo parlare, questo modificare, deve servire soprattutto a rivoltare come un calzino il disegno di legge Calderoli. Quindi è utile da questo punto di vista, perché fa capire meglio, offre una potenzialità di iniziativa e crea le condizioni perché ci sia una risposta ancora più forte di quella che c'è già stata con la raccolta delle firme. La raccolta delle firme è stata importante e ci ha dato alcuni segnali rilevanti. Riguarda solo noi. Riguarda un po' il modo in cui si rappresenta il nostro paese. Sia per chi lo rappresenta per atteggiamenti, diciamo, conservatori di destra, che oggi vanno molto di moda, sia per chi rappresenta altri punti di vista di partecipazione critica e di alternativa. Quando le proposte sono chiare e nette, hanno una capacità di ascolto per certi versi non immaginata all'inizio, almeno di chi come noi l'ha promossa l'iniziativa. All'inizio nessuno di noi era in grado di dire con precisione cosa saremmo riusciti a fare. La grande sorpresa è stata che di fronte ad una proposta precisa, concreta, efficace, che potrebbe dare dei risultati, la partecipazione e l'adesione è stata molto rilevante. La regione Umile, anzitutto nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nelle regioni del centro c'è stata una discreta adesione, meno nelle aree del nord, dove c'è stata una situazione a macchia di leopardo, che dimostra che dove c'è stata un'iniziativa forte, dove c'è stata battaglia politica, diciamo, a favore delle tesi che noi sosteniamo contro questo tipo di autonomia regionale differenziata, le cose non sono andate affatto male. Ho già avuto occasione di citare Brescia, che ha dato un ottimo risultato di raccolta. Altre realtà non hanno avuto la forza, la capacità, la convinzione, dipende da vari elementi, naturalmente dalla loro combinazione, di avere risultati analoghi e paragonabili. Faccio Brescia perché è in qualche modo più indicativa di altre realtà, ma ce ne sono alcune altre che sono molto importanti. Penso ad esempio a Monza-Brianza. Anche Monza-Brianza ha dato un ottimo risultato dal punto di vista della raccolta delle firme. Quindi è una valutazione con chiari e scuri che ci dice che c'è ancora molto lavoro da fare. Del resto lo abbiamo ben percepito. Se le regioni capofila del disegno di autonomia regionale differenziata, che si erano già misurate con i governi precedenti, ottenendo un ascolto alle loro tesi, c'era non solo la Lombardia e il Veneto, e fin qui sorpresa non ci sarebbe, ma anche l'Emilia-Romagna, evidentemente qualcosa era accaduto anche negli orientamenti, diciamo, di presidenti di regione, di amministratori, di gruppi dirigenti, non sospettabili di essere corrivi con la destra, ma che evidentemente avevano opinioni discutibili, molto diverse e secondo noi sbagliate. Quindi è stata una partita anche di confronto politico piuttosto aspro. Adesso il CDC dell'Emilia-Romagna ha mandato una lettera a Bonaccini e al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna chiedendo che rivedano la posizione precedente. Adesso qui, senza farsi illusioni, però aprire una contraddizione di questo tipo prima della raccolta delle firme non era immaginabile. Prima ci sono stati degli appelli, un po' di firme, meno male che ci sono stati,
però non c'era questo ergersi con una certa forza e anche, diciamo pure, con una certa capacità di iniziativa come è stata in questa occasione. Ma la grossa sorpresa è stata, da un lato, l'apporto importante che hanno dato i sindacati della scuola. Vorrei ricordare che siamo partiti con tutti e cinque i sindacati della scuola più importanti, perché c'era anche la CISL e lo SNALS. Poi ragioni, diciamo, di organizzazione, vogliamo chiamarle così per non offendere nessuno, hanno portato lo SNALS e la CISL scuola a fare un passo indietro, quindi lasciare CGL, UIL e Gilda, che sono andati avanti, che ci hanno dato una grossissima mano, un aiuto veramente importante, e abbiamo avuto da parte del personale della scuola, dei sindacati della scuola, al di là di questa, diciamo, di questa altalena che ci ha un po' stata, però alla fine non ha poi pesato più di tanto nel risultato finale, abbiamo avuto chiaro che nel personale della scuola c'è una consapevolezza che non c'è in altre categorie, che andare nella direzione dell'autonomia regionale differenziata metterebbe a serio rischio la scuola unica nazionale del nostro paese, con tutto quello che questo vuol dire, perché ognuno di noi credo pensa che la scuola è un pilastro importante dell'unità nazionale, è un pilastro importante del diritto fondamentale allo studio fino al massimo livello, come dice la nostra Costituzione. La scuola è un elemento di capacità, di iniziativa, di discussione, di confronto che ha avuto degli alti e adesso per la verità ne ha un po' meno, ma che entra in rapporto con i genitori, le famiglie, con il territorio, con gli enti locali, eccetera, eccetera. E proprio questo, ad esempio, probabilmente ha mosso una parte importante degli amministratori comunali e locali a prendere una posizione nettamente contraria all'autonomia regionale differenziata, mentre all'interno degli amministratori regionali c'è stato un posizionamento molto più difficile per chi era contrario. Ci sono stati molti dubbi, perché la sirena di poter avere poteri di decisione significava in sostanza allargare i poteri delle sedi regionali, e di fronte ad una sirena di questo tipo a volte non è sempre facile resistere come sarebbe giusto quando la scelta è del tutto sbagliata. La scuola era un emblema importante della disarticolazione nazionale che questo avrebbe comportato, ma naturalmente a noi stavano a cuore anche altri aspetti: il lavoro, l'ambiente. Perfino Confindustria si è accorta che rischiava di finire in un'Europa con meno barriere, ma in un'Italia con più barriere tra regione e regione, e quindi questo l'ha fatto un po' ricredere, perché dovete sapere che tutta la partita dell'autonomia regionale differenziata, come ha spiegato molto bene Massimo Villone in un articolo che è andato anche in una ricognizione attenta dei passaggi che ci sono stati nel corso di decenni, comincia sostanzialmente alla fine degli anni 90 con una riflessione della Fondazione Agnelli e poi presa da Confindustria, fatta propria dalla Lega. La Lega questa elaborazione l'ha fatta propria in termini di, diciamo, non solo di regionalismo differenziato, ma proprio anche di un'idea poi di fare le macro regioni, perché nelle proposte di Calderoli c'è la possibilità per le regioni di domani, mettendosi d'accordo, di fare un'Italia del nord, un'Italia del centro e un'Italia del sud. E come ha detto giustamente, denunciando il risultato che poteva arrivare da una cosa di questo tipo, la Banca d'Italia, questo frantumerebbe il nostro paese, cioè congelerebbe i divari. Ora, quando si congelano i divari, finisce che ovviamente chi corre di più ha tutte le condizioni per correre di più, perché si trattiene le risorse, questo è il disegno, il tesoro che si vuole portare a casa. Quelli che evidentemente il tesoro non ce l'hanno sono destinati ad un moltiplicatore negativo, con rischi veramente molto seri. Quindi è stato un lavoro molto importante, ma c'è un altro punto che io voglio mettere in luce della raccolta delle firme. Noi, come sapete, abbiamo iniziato con la raccolta online, utilizzando questa potenzialità
Purtroppo non c'era ancora il sito pubblico che la legge dice deve fare il governo e che ancora non ha fatto, nel senso che ha fatto una finta, ha fatto un sito che non funziona e non si capisce ancora, tra l'altro, chi nel governo avrà la paternità della gestione di questa importante attuazione democratica di una norma di legge. E noi lo abbiamo fatto comunque attraverso società che hanno l'autorizzazione a poter fare un'attività privata, che è sempre un costo, anche se non altissimo per singola firma, ma quando cominci ad avere 50.000 firme, se le raccogli tutte online, più il 10% che serve per garanzia per le firme che per una ragione o per l'altra sono sbagliate, e ce ne sono sempre una certa quantità, vuole dire più o meno 100.000 euro. Ora voi capite che un impegno di questo tipo è un impegno molto oneroso. Noi siamo arrivati a 41.000 firme, ci è costato un po' meno, evidentemente, ma era il nostro obiettivo fondamentale. Ad un certo punto, lanciata la campagna di raccolta delle firme, ci siamo trovati di fronte a tantissime iniziative e manifestazioni. Umile ha ricordato prima la manifestazione di Cosenza e la contestazione, mi pare, a Calderoli, a Vivo Valencia, se non ricordo male. Ora, tutto questo è stato presente in tantissime realtà del Mezzogiorno. La Calabria è stata una delle regioni in prima fila da questo punto di vista. Di questo non possiamo che esservi grati e apprezzare il contributo importante che avete dato. E di questo siamo orgogliosi, naturalmente. Ma tutto questo lavoro ad un certo punto ha perfino preso la mano, perché avendo pubblicato i moduli per la raccolta delle firme e spiegato come si fa sul sito, chi voleva farlo lo faceva e diventava l'iniziativa principale dentro le iniziative. Finita l'iniziativa o durante l'iniziativa, e adesso firmate la proposta di legge di iniziativa popolare. Questa era un po' la canzone ricorrente all'interno di questa iniziativa. Questo ha costituito una vera e propria anima, un asse centrale, che ha reso anche difficile per noi capire quante firme si stavano raccogliendo, perché molte firme si raccoglievano fuori da quello che noi raggiungiamo come capacità di comunicazione. Non voglio usare un linguaggio antico, strutture, circoli, no. Noi abbiamo dei gruppi a rete, quindi non abbiamo nessuna situazione sovraordinata, ma in ogni caso c'è una comunicazione con i gruppi che fanno riferimento al CDC nazionale. E molti erano fuori, molti erano interessati, ma agivano per conto loro. Il che vuol dire che nel vivo della società, nel vivo dell'aggregazione politica possibile, ci sono delle potenzialità importantissime che chi dovrebbe non vede, non riesce ad utilizzare, dovrebbe chiedersi perché. Perché se un coordinamento come il nostro, su un'iniziativa di questo tipo, riesce a incrociare un sentimento, tanto più chi ha una capacità politica maggiore, una capacità organizzativa maggiore, una capacità associativa maggiore, dovrebbe avere orecchie e antenne per capire che cosa si muove e che disponibilità c'è nella società. Questo per noi è avvenuto e ci ha fatto moltissimo piacere, ci ha fatto crescere al punto tale che le 50.000 firme sono state contate tutte sul cartaceo, perché le firme sul cartaceo sono arrivate a 64.000. 64.000 e qualcosa. Quindi nella logica dei funzionari del Senato la cosa più comoda è raccontare i pezzi di carta che avevano il certificato. E la parte online aveva in loro una sorta di mistero, come si fa a verificare, chi ci garantisce che. Certo, una volta che siamo arrivati a 50.000 andavano bene tutte, quindi non c'era problema. Ma per dire che siamo arrivati ad una situazione veramente curiosa, ma io sono felice che ci sia stata questa situazione curiosa, perché vuol dire che l'iniziativa ha decollato, che altri l'hanno presa in mano, l'hanno fatta propria, meno male, bene. Adesso semmai si tratta di non perdere i contatti con tutte queste energie, e non sarà facile, perché badate che una parte di queste energie ci hanno mandato il pacco, a volte non c'è nemmeno il mittente. Riuscire a sapere esattamente da dove vengono non è esattamente una cosa semplice, però ci proveremo, perché evidentemente abbiamo toccato dei canali che sono stati sufficienti per arrivare a loro, e speriamo che o direttamente o indirettamente attraverso tutti gli amici che ci hanno dato una mano
di riuscire ad arrivare a loro dicendo guardate che bisogna continuare, perché il disegno di legge Calderoli non gode di ottima salute, perché diciamolo pure, le osservazioni critiche fatte sono osservazioni critiche forti e fondate. Che l'Italia rischi di compromettere contemporaneamente l'unità del risorgimento e l'unità della lotta di liberazione nazionale al nazifascismo è una realtà. La Lega sta mettendo sulla graticola una materia delicatissima in un modo improvvido che rischia di lacerare il nostro paese, quindi c'è il rischio per il Mezzogiorno in particolare o delle aree più deboli, perché ci sono aree deboli anche nelle altre parti del paese, di abbandonare le aree che hanno più difficoltà in nome di una sorta di egoismo, se volete, di volontà di secessione delle classi dominanti. Ho letto qualche critica a questa formulazione un po' stretta di Viesti, e Viesti che ha coniato questa formula. Sì, è vero, cioè, come tutte le formule un po' di propaganda anche, non dice tutto, però viva Dio, dice la sostanza, dice che una parte pensa seriamente, e lo ha scritto nel sito la Regione Veneto, di tenersi il 90% delle risorse che arrivano dal Veneto, quindi del fisco, dei contributi previdenziali e tutto il resto. Ora è chiaro che se allo Stato nazionale un giorno, non, speriamo non capiti mai, arrivare il 10% di quello che si produce, non ci sarebbero le risorse per fare solidarietà, riequilibrio, iniziative di natura nazionale, e le regioni che hanno minore capacità di entrata, minore capacità di raccolta di risorse, non potrebbero sperare soltanto sulle proprie forze. Dovrebbero cercare altrove con tutte le conseguenze del caso. Cioè l'Italia rischia di essere lacerata. E nel lacerarla di fare un'ingiustizia patente nei confronti delle aree che hanno maggiore sofferenza. Con un colpo secco all'apparato produttivo e alla capacità produttiva del nostro paese, che rischia appunto di avere nuovi confini, nuove dogane all'interno e nuove regole che sono comunque uno sfrido nei confronti dell'attività delle imprese, e dall'altro lato una condizione nella quale diritti dei lavoratori, diritti degli studenti, diritto all'istruzione, diritto alla sanità. La CGIL per fortuna ha fatto un'importante iniziativa, non da sola, con 90 associazioni, anche noi abbiamo aderito, con l'obiettivo di rilanciare il tema della sanità, perché in silenzio la sanità viene sostanzialmente definanziata, nell'arco di 3 anni si riducono i fondi per la sanità. Questa è una cosa che non è accettabile. La sanità ha bisogno, per rispondere ad un diritto fondamentale, di essere pubblica e di essere in grado di rispondere, non di perdere risorse. Quindi abbiamo una situazione importante che deve essere assolutamente affrontata. È stato rinviato di una settimana i termini per gli emendamenti al Senato. Se ne parlerà la settimana prossima, mi pare giovedì. E quindi c'è ancora un po' di tempo per presentare gli emendamenti e non sappiamo tutto di quello che verrà presentato. Gli emendamenti sono pur sempre un indicatore di come la pensano. Sarà particolarmente interessante vedere cosa dice Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia a volte dà l'impressione di essere seduta sui carboni ardenti. Da un lato, per tenere in piedi la maggioranza, non può non ascoltare la Lega. Dall'altro si rende conto che il prezzo che rischia di pagare, perfino per le cose sbagliate che vuole, ad esempio il voto al Premier diretto, che ormai è chiaramente la scelta che stanno facendo, però il Premier eletto direttamente rischia di arrivare con la stalla che è senza gli armenti, e quindi sostanzialmente non si capisce perché prima dai via e poi dopo cerchi di governare. Come fai a governare? E quindi è una partita molto delicata, molto importante, e sarà importante non solo cercare, come stiamo facendo, di unire l'opposizione. Non voglio esagerare, non siamo noi che possiamo svolgere questo compito, ma diciamo, poiché nei contrari c'è anzitutto un insieme di partiti di opposizione, cerchiamo di offrire loro tutti gli argomenti perché
svolgano un lavoro comune, coordinato, unitario se possibile. In una certa misura mi sembra che qualche risultato si sta ottenendo. È una battaglia sulla quale c'è un punto di sintesi. Ma dall'altro lato c'è una maggioranza sulla quale bisogna riuscire a intervenire. Allora, se la Lega, almeno nella versione attuale, è una Lega che si muove con sicumera, con violenza perfino per andare avanti, non dimenticate che Calderoli ha detto o passa o me ne vado, cioè la crisi, è evidente che questo, diciamo, guanto di Brenno, questa spada di Brenno viene buttata sulla bilancia ogni volta che c'è una difficoltà. Però, sapete, Banca d'Italia, Ufficio di Bilancio, Commissione Europea, insomma, cominciano ad essere molti le sedi istituzionali, che sono tra l'altro sedi in parte tecniche, che dicono che non va bene. Il fatto che a Confindustria siano venuti fior di dubbi, in particolare la Confindustria del Mezzogiorno, spinge molto contro questo disegno di legge. Ci potrebbero essere delle alternative. E le alternative sono quelle del nostro disegno di legge, della nostra proposta. E le alternative fondamentalmente sono due. Uno, ridare al Parlamento il ruolo centrale, e questa è una parte di emendamenti che noi abbiamo suggerito. Villone li ha depositati nella sede dell'audizione. Altri sono quelli che ogni volta che si affronta un problema deve essere finanziato non solo per quelli che avrebbero i soldi per passare alla cassa e portarsi via i poteri, ma per tutti quelli che passano alla cassa per portarsi via i poteri. Cioè, alla fine, se dovesse passare uno straccetto di autonomia regionale differenziata, li debbono avere i soldi sia le regioni che lo vogliono, sia le regioni che non lo vogliono. Allora ci deve pensare lo Stato, ma non fermandosi ad aspettare l'autobus che arriva con i soldi che non arriverà mai. Con le condizioni finanziarie attuali è chiaro che sarebbe una fermata d'autobus con le ragnatele. No, invece cercando di avere da subito il fondo di solidarietà corrispondente, l'intervento per le regioni che non hanno la possibilità di farlo. Dice Calderoli, ma già oggi c'è diversità. Appunto, va superata, non allargata, va combattuta, non agevolata. E quindi per farlo bisogna che anche dal punto di vista finanziario, così come sul ruolo del Parlamento che deve diventare di nuovo centrale e non lasciato ai margini come fosse una vecchia partita da buttare, e anche dal punto di vista finanziario, ovvero che sia chiaro che le cose che si decide di fare si fanno per tutti, sia che la cosa venga data ad una regione, sia la cosa che venga data a un'altra, o che addirittura la fa direttamente lo Stato. Ma ci devono essere le risorse per tutti. Nessuno può scappare con la cassa. Questa, diciamo, è un pochino meno nobile di quella di Viesti, ma è mia e quindi la adopero. Cioè, è chiaro che il meccanismo finanziario è costruito in modo in cui chi può passa e si porta via i poteri. Questo non è possibile, non è ammissibile. E il governo su questo, e chiudo, è veramente renitente, perché un governo normale dovrebbe andare in Parlamento e dire: allora io penso che questi poteri lo Stato se li deve tenere, deve garantire il risultato. Questi altri si può ragionare. Non che fai un elenco di 23 materie, Calderoli le trasforma in 500 funzioni, poi uno va al supermercato e dice: questa mi piace, questa mi piace, questa mi piace, questa mi piace, e si porta a casa tutto il supermercato. Questo non è possibile. È una questione che evidentemente non può essere affrontata in questo modo e quindi deve essere affrontata secondo una visione d'insieme. E il governo è veramente, veramente in difetto, perché dovrebbe dire prima, con chiarezza, ci sono cose che dobbiamo fare a livello nazionale, cose che si possono fare solo se comunque sono per tutti, e poi magari c'è qualcosa che invece si potrebbe anche ragionare, e del resto anche nella nostra proposta ci sono alcune cose che potrebbero restare in qualche modo oggetto di autonomia differenziata, ma non le 23 materie e tantomeno i 500 poteri. Quindi la battaglia, diciamo, comincia adesso. Fino adesso ci siamo attrezzati per farla. Adesso dobbiamo andare avanti.
Grazie Altiero. Altiero, perdonami. Io lascerei la parola a Mario, perché Altiero ci deve lasciare alle 19, quindi magari insomma lo sollecitiamo su alcuni temi e poi umile passerei la parola a te per addentrarci sulle questioni più di carattere tecnico, no? Mario, a te la parola. Sì, la presenza di Alfiero Grandi, un personaggio della sua caratura, mi spinge ad una domanda che contiene anche, come dire, una sollecitazione politica. Cioè, da quello che appare, questa proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la revisione dell'autonomia differenziata di Villone ed altri, e tanti altri intellettuali, giuristi, meridionalisti, da quello che si capisce e si evince anche dalle parole che dicevi prima, diciamo, non è un tentativo a testa bassa di abrogare il titolo quinto della Costituzione e, come dire, di ritornare alla situazione precedente. Non è, diciamo, quella battaglia di bandiera che in un certo senso evocavi prima tu. È più che altro un tentativo di costruire un sistema di correttivi complessi e articolati per cercare di contenere probabilmente gli effetti peggiorativi della riforma proposta da Calderoli e quindi anche di direzionare in un senso più generale e collettivo nei confronti dell'interesse nazionale questa comunque mantenimento in vita del regionalismo differenziato, cioè non lo si elimina, non lo si intende combattere in maniera centrale, ma si cerca di correggere questa stortura che porterebbe il paese verso una grave deriva di disgregazione politica e istituzionale. Da quello che dicevi prima emerge un po' questo. Quello che ti volevo chiedere, tu prima citavi il mondo della scuola, però un pezzo essenziale di questo sistema che andrebbe a regionalizzarsi ancora di più, magari creando gravi danni al paese, sarebbe la sanità. Cioè, dal mondo della sanità è arrivato una pari attenzione verso questo grave momento, se vogliamo anche politico, così come parlavi prima citando la scuola. Oppure no, questo mi piacerebbe chiedertelo. E poi se credi realmente, cioè in un momento così difficile e duro, anche di battaglia politica, nel quale sembra esserci il massimo della unione della destra e il minimo dell'unione da parte dell'opposizione, è un momento anche di forte debolezza, cioè secondo te ci sono possibilità concrete, politiche di poter fermare questa deriva e mettere in campo un'alternativa? Si può, come dire, veicolare questa battaglia, proponendo alla gente un obiettivo politico concreto? Grazie. Penso di sì, cioè se tu proponi una cosa che dovrebbe essere abbastanza naturale, comunque io sono convinto anche orecchie di centrodestra ascoltano con attenzione, che lo Stato deve decidere le scelte fondamentali per garantire a tutti i cittadini diritti essenziali. Scusate un attimo, ma c'è un problema di batteria, un secondo. Poi umile, nel momento in cui, appunto, dopo che hai risposto Alfiero a Mario, ti passerei la parola, così magari poni anche tu, no, ad Alfiero un quesito prima di salutarlo, Sì, va bene? mi pare che la partita sia risolta. Evidentemente c'è una ciabatta che non funziona bene. Dicevo, quindi il problema è quello di riuscire a rispondere con una forza politica e anche culturale, per certi aspetti, capacità tecnica. Non va disprezzata la capacità tecnica, perché fare osservazioni puntuali può essere in certi momenti decisivo, perché mette in crisi il disegno, diciamo l'insano disegno di Calderoli. Calderoli ha preso i piedi di porco e ha cercato di usare il 116 e il 117 al di là di quello che in realtà possono dare. Perché se le modifiche costituzionali che lui di fatto propone, un Parlamento che ratifica solo, regioni che fanno una trattativa diretta con lo Stato, con
non con lo Stato, con il Ministro e con il Presidente del Consiglio, che deve sempre firmare gli atti, naturalmente. È un meccanismo di decisione che non corrisponde alla situazione istituzionale e costituzionale nostra. Evidentemente questa è una materia sulla quale si può intervenire con una discussione che alcuni non possono negare abbia un fondamento nel momento in cui apri una critica forte in questa direzione. Del resto le audizioni lo hanno detto, perché anche persone che sono, diciamo, non così contrarie alle scelte e comunque hanno una sensibilità nei confronti della maggioranza del governo, però erano in difficoltà, in imbarazzo, si capiva. Quindi c'è uno spazio facile, ma per carità, hai ragione tu, hai ragione facendo la domanda, cioè in questa situazione è complicatissima, è molto difficile riuscirci. Bisogna trovare un equilibrio importante tra proposta e radicamento nel paese, allargare i 106.000 per capirci, in modo tale che le iniziative si moltiplicano, crescano, non smetta l'iniziativa contraria. Bisogna continuare con un lavoro di sostegno e anche di indicazione ai parlamentari, oggi del Senato, se passerà al Senato, dal Senato alla Camera, domani alla Camera, senza dare nulla per scontato, cercando di creare tutte le possibilità e le iniziative che sono necessarie. Quindi la mia risposta è proviamoci. Non ho la palla di vetro, non so fare una previsione, però dico che se noi dicessimo semplicemente no, non va bene, non è accettabile, eccetera, rischiamo effettivamente di andare in grande difficoltà. Perché alla fine ma voi siete sempre per il no, siete contrari. No, non diciamo che siamo contrari. Noi diciamo un'altra cosa, diciamo che il Parlamento deve restare il gestore fondamentale delle scelte. Ad esempio, i benedetti LEP debbono essere approvati da un atto parlamentare, da una legge, in modo che siano garantiti. Se sono LEP, devono essere garantiti per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che vivono nel territorio nazionale, perché nel caso della sanità non sono nemmeno i cittadini italiani soltanto. Nel caso della scuola non sono nemmeno i cittadini italiani soltanto, ma sono tutti quelli che sono in Italia, che quindi hanno diritto alla sanità, alla scuola e ad altre cose. Se questa iniziativa noi riusciamo a farla comprendere bene e riuscissimo ad avere una pressione verso un ruolo del Parlamento che ridiventa centrale, già questo sarebbe un fatto fondamentale. Se noi potessimo, sulla questione delle scelte, avere l'obbligo per il governo di dire allora questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare. E qui non c'è solo un problema di centrodestra, siamo sinceri tra di noi, perché anche l'accordo di Gentiloni qualche giorno prima della fine della legislatura e del governo, con le tre regioni, con dei protocolli che in qualche modo adombravano delle cose di nessun valore, perché come fa uno che ormai è dimissionario, se ne sta per andare a fare degli accordi, io vendo la casa ma non è più mia, cioè veramente stiamo, però è stato fatto. Quindi anche nel centrosinistra c'è stato qualche errore di leggerezza, del tipo vabbè adesso d'accordo, poi dopo si vedrà. No, si vedrà niente, tu hai scritto, hai firmato, quello te lo rinfaccia un giorno sì e l'altro pure, c'è poco da fare. È la stessa cosa del titolo quinto, te lo rinfacciano un giorno sì e l'altro pure, che nel 2001 hai fatto un 116 ambiguo che contiene delle norme che, confrontate con l'insieme della Costituzione, non stanno in piedi e quindi sarebbero rigettabili dalla Corte Costituzionale. Però dal punto di vista della scelta politica è evidente che un Calderoli di turno si attacca e ti strappa. Bisogna correggere quelle cose, bisogna riportare il 116 ad un'accettabilità, il 117 ad un'accettabilità, il governo deve dire con chiarezza cosa è disponibile fare e cosa no, e bisogna chiarire la parte finanziaria. Perché, ripeto, è determinante che la regione interessata all'autonomia regionale differenziata, facciamo un esempio a caso, la Lombardia, fa un accordo a due tra il presidente della regione e il ministro e il presidente del consiglio,
si decide quali sono le materie che si portano a casa, dimostra sulla base della spesa storica di avere le risorse per poterlo fare e va via. Questo non è possibile, perché lo deve poter fare non su tutte le materie che vanno prima grigliate e indicate con chiarezza, ma deve poterlo fare comunque anche su quello che sarà possibile solo il giorno in cui tutti avranno il diritto a loro favore. Tutti vuole dire in qualunque parte del paese deve essere garantito quel quantum, quel quid, quello che volete. Se deve essere garantito, lo fa lo Stato, lo fa la Regione. Immagino che la Regione a quel punto chiederà di farlo, ed è giusto che sia così, ma ci vogliono i quattrini. L'idea di fare l'autonomia regionale differenziata a saldo zero, come dice la Calderoli ad ogni piè sospinto, non ci saranno ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ma mi spieghi come accidente fai a aumentare i poteri e non spendere di più? Come la sanità, dici che tu vuoi rilanciare la sanità e poi tagli miliardi e passi dal 7 al 6% di spesa nazionale per la sanità. È chiaro che non stiamo dalla stessa parte, stiamo imbrogliando il gioco, ma per poterlo fare bisogna che le cose vengano fuori in modo chiaro, altrimenti ad una parte delle persone, dell'opinione pubblica, molto confusa in questo momento, secondo me, confusa nel senso buono del termine, non ha le notizie date nel modo giusto, noi non arriviamo dappertutto, ma anche se arrivassimo dappertutto ci sarebbe una discussione, un confronto. Per riuscire ad avere le idee chiare ci vuole un lavoro molto forte e bisogna, ecco, la legge serve anche a questo, portare chi ha avuto un ruolo nel 2001 ad approvare quel titolo quinto, in particolare 116 e 117, a dire esplicitamente: ci siamo sbagliati, abbiamo fatto un errore, abbiamo ripensato a quella scelta e quella scelta va rivista. Perché guardate che anche questa è una questione importante. Non c'è, voglio dire, nella vita ognuno di noi ha fatto degli errori, delle scelte di cui poi si è pentito, magari una, ma è successo, capita. Quando accadono le scelte, tu non puoi difenderle a prescindere da quello che hanno comportato. Devi rivederle. Ma per rivederle, nei confronti di una battaglia politica aspra come quella che si sta delineando, tu devi avere il coraggio di prevedere l'attacco degli altri. È chiaro che Calderoli ti dice: ma come, proprio voi che avete approvato, adesso ci rimproverate di fare questa cosa che attua la Costituzione? No! Questo non atto la Costituzione, perché la Costituzione non è fatta di 116 e 117, ma di principi della prima parte. Ma in ogni caso, diciamo la verità, quei testi sono scritti male. Quei testi ti danno un'opportunità che ti va negata per evitare di entrare in contraddizione con i principi fondamentali della Costituzione. Questo è l'assetto che noi dobbiamo riuscire a portare. E credo che siamo andati molto avanti, perché soltanto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, nelle forze politiche che hanno partecipato alle vicende, in particolare nel 2001 e anche dopo, c'era tutto un altro atteggiamento. Non dimentichiamo che forze di governo hanno approvato quello scritto del titolo quinto, ma dopo altri hanno incardinato l'autonomia regionale differenziata nel Conte 1, nel Conte 2 e anche nel governo Draghi, oltre che nel governo Meloni. E c'erano prima questi, come si dice, protocolli scritti, firmati con Gentiloni. Quindi di errori lasciamo perdere, ce ne sono stati tanti. Ma adesso bisogna correggerli e nessuno chiede l'autocritica. Chiediamo semplicemente che le posizioni siano chiare e nette. Prendere di petto i difetti fondamentali della legge Calderoli, che non è una cosa piovuta dal cielo, ma è un'iniziativa che si è incardinata e incistata dentro gli errori che sono stati fatti nel 2001. Questi errori devono essere corretti. Allora la parte costituzionale, non debbono diventare la Calderoli, allora la parte di legislazione ordinaria. Secondo me uno spazio c'è. Bene, Umile, hai una domanda, magari anche veloce, insomma, da porre ad Alfiero prima che ne vada?
Beh, diciamo che un quesito che potrei porre ad Alfiero è un quesito molto vago e astratto, visto che noi comunque collaboriamo da anni, diverso tempo, quindi più o meno siamo sulla stessa strada, quindi è difficile trovare qualcosa di più pratico. Però ecco una sollecitazione che mi è venuta in mente ora. Diciamo che adesso alcune forze politiche, alcune organizzazioni iniziano a proporre anche una sorta di compromesso, nel senso puntiamo a preservare alcune materie e a concedere loro altre materie, raggiungendo questo compromesso. Ora, partendo dal presupposto che questo risultato per noi sarebbe comunque negativo, io penso che non bisognerebbe concedere in questo modo d'attuazione nessuna materia, però chiedo ad Alfiero una previsione, così, anche proprio una pura previsione. Quando è probabile che alla fine di tutto questo discorso questo possa essere poi il risultato definitivo di questo processo politico? Questa è una previsione molto difficile da fare. Io penso che la conclusione del percorso del Senato ci darà molte indicazioni. Capiremo molte cose. Capiremo anche quanto è possibile penetrare all'interno della maggioranza con idee che nella maggioranza, per la verità, trovano orecchie più attente di quello che non sembra. Ma anche la Camera. Il passaggio eventuale di un testo dal Senato alla Camera, anche un testo che non sia esattamente quello che noi vorremmo, non è la fine del percorso, perché come voi ben sapete è un disegno di legge, quindi le proposte di legge vengono approvate, devono essere approvate nello stesso testo dalla Camera. Allora a quel punto il governo è di fronte ad un interrogativo molto serio. O taglia la testa al toro e per accelerare ad ogni costo il percorso e per, diciamo, rabbonire la Lega, mette il voto di fiducia e obbliga ad approvare il testo che è uscito dal Senato. Mi sembra molto difficile però che questo possa avvenire, altrimenti la Camera cercherà di fare delle modifiche, cercherà di completare un percorso che il Senato potrebbe non avere compiuto. E poi ci sono iniziative sociali che prima non c'erano, importanti. La CGIL ha convocato per il 30 settembre una manifestazione nazionale contro l'autonomia differenziata. Credo che noi dobbiamo fare in modo che siano tanti. Io ho sentito parlare, ma non ne parlo in questo momento perché non sono sicuro, la voglio vedere prima di venderla. Anche forze politiche insospettabili dovrebbero prendere iniziative, fare loro pressioni pubbliche chiare di massa in questa direzione. Però ripeto, mi auguro, per adesso me la chiudo così, mi auguro che lo facciano. Se poi lo faranno, sarà la conferma che le voci che girano adesso sono fondate. E credo che questo però sia possibile, perché se un partito deve cambiare, e beh, deve cambiare sulle cose che contano, non è che cambia sui cotillon, deve cambiare sulle cose importanti, su scelte di fondo. E se cambia su scelte di fondo non è che può cambiare un pochino, dice, ma sì, però, boh, va, deve parlare chiaro, se no è meglio che rimanga dov'è e si faccia trascinare. E questo vale per tutti i partiti dell'opposizione, non proprio tutti, tutti, ma insomma buona parte dei partiti dell'opposizione. Io mi auguro che sia in corso un processo di emancipazione politica delle forze politiche e che si riesca anche ad aprire canali di dialogo con settori della maggioranza. E se questo si riesce a fare, potremmo avere dei risultati importanti. Voi siete in una regione in cui ci potrebbero essere delle sorprese, perché voi dovete sempre pensare che il presidente della vostra regione sembrava essere seduto sulla brace quando ha dato l'ok, e secondo me ha capito benissimo che la partita è tutt'altro che risolta bene. Quindi io proverei a spingere anche nella direzione delle regioni di avere posizioni di interlocuzione, io dico positiva, ovviamente si tratterebbe per Calderoli del contrario,
sulla questione dell'autonomia regionale differenziata, perché se la protesta va oltre certi settori, va oltre certe aree e colpisce anche nell'ambito di amministratori, responsabili politici di questo tipo, si possono avere delle sorprese importanti. Non facciamola facile, ma non è nemmeno disperata la situazione. Ci sono spazi per un'iniziativa positiva. Poi capiremo meglio anche mercoledì dai toni che avrà, mercoledì prossimo, da Calderoli, quando risponderà a tutte le audizioni al dibattito generale della prima commissione. È un primo passaggio, perché Calderoli, gli va dato atto, ha ascoltato quasi tutto e quindi ha un'idea di quello che pensano i vari soggetti in campo, credo abbastanza rappresentativa tra l'altro. Quindi sentiremo da lì come cerca di mettere le questioni, anche se non mi aspetto risultati molto positivi, perché la Lega su questa questione ha scommesso il suo futuro. Ha fatto bene, ha fatto male, secondo me ha sbagliato, ma questo è un giudizio di uno che non vota per la Lega, quindi non gliene frega assolutamente niente. Penso che la Lega su questo potrebbe giocarsi un ruolo nazionale che aveva provato di conquistare, di cui è anche l'indice il fatto che i voti vanno a Fratelli d'Italia anziché alla Lega. La Lega sta all'8-9%, Fratelli d'Italia sta al 28-29%. Questo è l'indice che non ha fatto bene alla Lega prendere questo come cavallo di battaglia, però quando si fa una scelta di questo tipo è molto difficile scendere da cavallo. Non tutti sono come Riccardo III, che comunque chiedeva un cavallo in cambio del suo regno, e quindi si vedrà. Cerchiamo di mantenere alta la capacità di iniziativa. Bene, Umile, prima di passarti la parola, così da darti la possibilità di analizzare nello specifico i tecnicismi del DDL Calderoli, ringrazio Alfiero Grandi per essere stato con noi e lo saluto. Grazie mille. A voi, grazie moltissimo, a presto. Buona serata, a presto, grazie. E Umile, io ti lascerei la parola, così magari ci spieghi bene quelle che sono le questioni più di carattere tecnico del DDL Calderoli. Prego, Umile. Sì, guarda, io andrò ad approfondire appunto le annotazioni fatte da quelle organizzazioni citate prima da Alfiero. Noi in passati incontri di approfondimento, nello specifico le modalità previste dal DL Calderoli nell'autonomia differenziata, abbiamo già esaminato infatti gli effetti che produrrebbe sulla coesione territoriale del Paese, sui divari territoriali, sull'impatto democratico della Repubblica e sui servizi essenziali come sanità e istruzione. Ma nelle ultime settimane hanno iniziato a venire fuori molteplici analisi tecniche al riguardo da parte di importanti organi di verifica e controllo nazionali, e di cui Parlamento e Governo dovranno necessariamente prendere atto. Possiamo affermare che la bolla è scoppiata poco più di un mese fa, quando è venuto alla luce il dossier del Servizio Bilancio del Senato, ormai famoso dossier, in cui i tecnici, dati alla mano, che questo è importante, hanno valutato cosa ne sarà della coesione del Paese, del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dei servizi da erogare ai cittadini dopo tale spacchettamento, andando a ribadire quanto già emerso da precedenti documenti di altri organi, dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ad esempio, del Dipartimento Affari Legislativi della Presidenza del Consiglio e della Corte dei Conti, in base alle bozze precedenti del DDL Calderoli.
ovvero il DDL Calderoli produce di fatto, sostengono tutti questi organi, produce di fatto nuove regioni a statuto speciale che attraverso il meccanismo delle compartecipazioni dei tributi nazionali tratterranno sul territorio una larga parte di quel gettito. E secondo questo meccanismo le regioni più povere avranno ovviamente maggiori ostacoli ad acquisire le funzioni aggiuntive. Inoltre, concetto limpidissimo e fondamentale, la riduzione del bilancio pubblico per finanziare le autonomie renderà molto inverosimile riuscire a reperire le risorse per garantire l'EP, come diceva prima Alfiero. La novità è che grazie a questi interventi tecnici anche il mondo politico sta iniziando a comprendere che saranno effetti negativi per tutti, perché tutto questo indebolirebbe l'intero paese. Frammentare le politiche economiche, questo è il punto, significa indebolire l'intera economia del paese. Ingrossare i bilanci regionali e assottigliare quello nazionale, spogliare, per dire in altre parole, il bilancio dello Stato di una certa componente del gettito fiscale che arriva in questo momento da regioni molto grandi come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, significherebbe ridurne le possibilità di provvedere ai servizi pubblici in quelle regioni che invece non chiedono autonomia e dunque non dispongono di altre risorse che al momento, ricordo anch'io, sono sempre 17 queste regioni su cui lo Stato non potrà offrire il suo ruolo di equilibratore centrale. Le altre tre, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, tratterranno fino al 90% delle tasse del loro territorio, stimato da Svimez in 6-9 miliardi, secondo appunto elaborazioni molto ferree condotte da questo istituto, restituendo in questo modo solo delle briciole al bilancio pubblico. E come conseguenza di questo, affermano gli economisti, è molto difficile prevedere che il sistema nazionale tenga. Il sistema economico nazionale non reggerà. Questo è il parere di molti economisti Svimez e di tecnici istituzionali. Un'ulteriore stroncatura arriva subito dalla Commissione europea, poiché il DDL Calderoli mette a rischio i conti pubblici, primo punto, aumenta i divari, come già sappiamo, mette a rischio la capacità del governo di controllare le uscite e quindi di indirizzare la spesa pubblica, con un effetto negativo sulla qualità delle finanze pubbliche italiane. Quindi questo è il parere della Commissione europea. Addirittura anche i vertici di Confindustria, come diceva prima Alfiero, hanno segnalato che purgono delle rettifiche. Secondo la loro analisi, gli industriali dovranno far fronte a 20 sistemi diversi di autorizzazione in una sorta di incubo burocratico ad occhi aperti. Quindi anche gli industriali sono molto preoccupati. Inoltre, enormi dubbi sul fatto che gli enti territoriali siano dotati di personale adeguato in quantità e qualità, in formazione, diciamo, per gestire funzioni che oggi appartengono allo Stato centrale. Un'altra analisi ancora da parte dell'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, che chiede di correggere l'autonomia differenziata a livello di materia bancaria, perché anche l'organizzazione bancaria è compresa in quelle 23 materie, e lo chiedono perché il sistema proposto è incompatibile con il sistema vigente, che è quello comunitario. Banca Italia, in particolare, sostiene che il rischio maggiore sta nella grave perdita di efficienza di tutto il paese. I costi implicati dalla regionalizzazione derivanti dalla riduzione delle economie di scala a causa della frammentazione delle competenze
non saranno compensati e superati dai benefici che potrebbero derivare dalla vicinanza con i percettori dei servizi regionalizzati. Infine, anche la Società Italiana di Economia attesta che l'autonomia renderà più inefficiente anche quelle regioni del nord, come segnala anche l'Istat, che se il sud ha grosse problematiche, anche il nord, a dire la verità, non se la passa bene. Potremmo dire, se Atene piange, Sparta non ride. L'Istat attesta che il nord non riesce a star dietro alle locomotive in Europa, e l'autonomia differenziata non farà altro che indebolire il sistema paese. Dunque, tutti questi organi di controllo e di studio, nonché quelli finanziari, concordano tutti quanti essenzialmente su due punti. Questo sistema indebolirà l'economia nazionale e renderà inefficienti molti sistemi per quanto riguarda l'erogazione dei servizi. Non sarà possibile, secondo punto, garantire servizi minimi in tutto il territorio nazionale senza stanziare le risorse opportune, come concludeva prima Alfiero. Risorse che nel DDL Calderoli e nella legge di bilancio, è sempre bene ripeterlo, non ci sono. La cabina di regia per i LEP non serve a nulla. Ora, di fronte a tutto questo, Calderoli e la Lega tirano dritto. Non vogliono sentire ragioni. Questo a riprova della follia del loro progetto politico e della mera necessità di accontentare probabilmente alcuni potentati locali, drenare e trattenere sempre maggiori risorse e aprire la strada a maggiori privatizzazioni nei vari settori, non tenendo conto del contesto economico nazionale. Dall'altra parte, le altre forze della maggioranza sembrano prendere atto delle annotazioni gravi di questi istituti, o almeno ce lo auguriamo che lo facciano ancora di più in futuro e nel futuro prossimo, e sembrano voler frenare per ragionare meglio sulla questione. Infatti pare che non subito avremo novità, sviluppi su questa questione. Inoltre non dimentichiamo che questo smantellamento della patria in tante repubblichette di fatti in teoria non dovrebbe passare tanto per a chi nel partito di Giorgia Meloni pone la difesa della patria come un cardine del proprio programma politico. Perciò io non posso concludere sottolineando quello già detto da Alfiero Grandi, ovvero che noi cercheremo di creare ancora più scompiglio adesso che anche la Lippilloni è incardinata al Senato, e questo sarà possibile anche alla luce del fatto che nella maggioranza si possono creare delle crepe. Di fatto, se Calderoli si autodefinisce un caterpillar, le crepe sulla strada ci sono e farebbe meglio a rallentare, e noi speriamo addirittura di riuscire a fermarlo. Ho concluso. Grazie mille. Mario, hai qualche domanda, osservazione da fare? Sì, un'osservazione, nel senso che anche quello che ha detto Umile, diciamo, qualifica in maniera molto precisa veramente il coacervo di assurdità e deliri, insomma, che sottende questa pseudo-riforma, che in realtà, come ricordava Umile, come ha detto prima Alfiero, insomma, andrebbe a decomporre lo Stato italiano e lo farebbe precipitare in una deriva veramente da terzo mondo, probabilmente, le repubblichette di cui parlava prima Umile. La cosa che mi sento di dire è che è veramente molto strano, cioè noi stiamo pagando dazio ad una forza politica di rara pericolosità ed ignoranza come la Lega Nord, che non, o la Lega di Salvini, non si chiama più Nord se non erro, che come dire
non essendo riuscita nel disegno politico di diventare, se lo ricordate tutti, fino a un po' di anni fa, quel soggetto politico nazionale che vagheggiava Salvini, no? Vi ricordate il famoso capitano, questo qui che girava le piazze, si pensava avrebbe risolto qualsiasi problema. Poi, quando dopo la famosa serata nottata del Papete, insomma, si è autosuicidato politicamente. Quindi, non essendo più diventata, o non essendo riuscito questo disegno di costruire una forza su scala nazionale, è regredita su un terreno più locale, come ci ricordava anche Umile prima, un terreno regionale, e su questa base noi dovremmo pagare dazio ad una forza politica che sinceramente non capisco l'utilità di questo paese, per questo paese, e soprattutto l'utilità di questa riforma. Cioè, nel momento in cui affrontiamo sfide globali da far tremare i polsi ed abbiamo bisogno del massimo di centralizzazione possibile, sia istituzionale che politica, in questo momento noi italiani che facciamo? Ci andiamo a fare 20 repubblichette sulla base di questa idea assurda e deleteria di regionalismo, che non è il regionalismo dei padri costituenti che avevano previsto in Costituzione, ma è la variante degradata proposta dalla Lega Nord. Quindi, come dire, topperemmo tutto in questo momento storico e veramente ci avvieremmo ancora di più verso un declino incredibile. Ecco perché quello che diceva Umile, Alfiero, cioè bisogna veramente cercare di farla in tutto e per tutto questa battaglia politica, e anche trasmissioni come questa secondo me servono moltissimo, perché la gente deve sapere il destino verso il quale stiamo andando incontro, e serve una grande battaglia politica, una grande mobilitazione contro questo disegno di scomposizione dell'unità nazionale. E da Umile volevo chiedere una cosa, non so se l'ha accennata prima o mi è sfuggita, cioè tu come valuti il fatto che magari tra nord e sud ci sia stato questa differenza di firme? Cioè, secondo te c'è una sorta di mappa politica che possiamo trarre, delle indicazioni, o, come dire, si può anche fare, come diceva Alfiero prima, battaglia politica nel nord se ci sono le condizioni, insomma? Sì, secondo me si può fare battaglia politica nel nord, proprio perché adesso, grazie ai pareri tecnici che stanno arrivando, adesso anche le regioni del nord stanno iniziando a capire che questo progetto sarà deleterio anche per loro, o comunque soprattutto per alcune di loro, ma comunque sia che il progetto comunque va a tradire molti principi costituzionali, ma anche la storia del nostro paese. Quindi io penso che il risultato della quinta firma sia dovuta sia a tanti fattori, soprattutto magari al fatto che la propaganda della Lega al Nord attecchisce di più, sia perché magari lì ci sono stati meno attivisti che si sono impegnati, e nelle regioni del Sud sono state create delle vere e proprie reti, non c'è stato solo il CDC, ci sono stati tantissimi soggetti, sindacati, associazioni di vario genere. Magari al nord costruire queste reti non è stato possibile, però alla luce di questi nuovi sviluppi potrebbe darsi che sarà possibile. Quindi, da una parte una questione politica, da una parte una questione meramente inerente alla visione del cittadino, che ovviamente è per ragioni politiche, geografiche, è più propenso ad essere meno informato o più reticente ad esporsi su questa problematica politica, su questa tematica politica. Però io credo che a nord si potrà aprire ora un grande campo, perché io penso che anche Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia inizieranno a capire che anche loro saranno molto danneggiati da questo disegno, e anche se essendo regioni a governo di destra, diciamo comunque di alleati della Lega, c'è magari ovviamente un discorso di questione politica, no? Come c'è anche in Calabria. In Calabria abbiamo un governatore di Forza Italia che spinge molto per l'autonomia differenziata, per non andare contro le logiche di partito e di alleanza. Ma
Ovviamente i cittadini calabresi sono i primi a lottare contro l'autonomia differenziata perché sanno quale danno ne avranno. Quindi io penso comunque che al nord si aprirà un grande campo. Poi concludo dicendo che comunque, giusto per collegarmi a questo discorso, se noi andiamo a guardare, non so se magari uno lo tiene presente tutti i giorni, ma bene o male quasi tutte le regioni italiane sono governate dalla destra. Mi pare che ci sono due eccezioni. Questo purtroppo non agevola la battaglia, soprattutto a livello politico, però a livello attivistico io sono sicuro che se si lavora bene, anche grazie ai nuovi studi, ai nuovi sviluppi, si potrà fare un po' di battaglia. Grazie mille. Sì, prima di concludere vorrei dire un'ultima cosa, cioè che tutti i dati che tu hai messo in luce, che sono poi il frutto di studi, no, autorevoli, e sono veramente molto molto importanti e fanno capire quella che è la portata della posta in gioco, arrivano secondo me dopo rispetto a un altro elemento che credo sia quello veramente fondamentale, cioè il discorso legato alla tenuta proprio democratica del paese, no? Del sistema paese. Ecco, io sinceramente, come dire, credo che in un paese in cui, come dire, c'è democrazia, i trasferimenti fiscali dalle regioni più ricche alle regioni meno ricche siano un elemento, come dire, che non si deve neanche lontanamente mettere in discussione, perché altrimenti, come dire, viene meno il concetto stesso di unità nazionale, no? Ecco. E poi, come dire, concretamente parlando, si va a realizzare quello che tu hai detto un attimo fa, e cioè la creazione di tante piccole regioni in un contesto in cui, come giustamente ha detto Mario, le sfide globali fanno veramente tremare le vene dei polsi, no? Ecco, quindi credo proprio, come dire, che ci siano tutti gli ingredienti per poter sviluppare una corretta e ficcante lotta politica, battaglia politica anche nel nord. Era anche, credo, abbastanza scontato, no? Che le firme, le 106.000 firme, no, provenissero prevalentemente dal sud. Sembra, insomma, no, una cosa abbastanza ovvia. Però, ripeto, io credo che, come giustamente ha detto Umile, ci siano tutte le condizioni per sviluppare una battaglia politica anche al nord, anzi credo che sia veramente molto molto importante, e per qualunque formazione, diciamo, che si dichiari socialista, credo che questa sia una delle più importanti battaglie da portare avanti. Ecco il motivo per il quale anche noi, come Punto Critico Blog, siamo veramente molto, diciamo, siamo in prima linea, siamo molto attenti, no? su questo tema, e non è un caso che questa credo sia addirittura la quarta iniziativa che facciamo, no? Appunto sull'autonomia differenziata. Quindi questo mi sentivo di dire, ecco, per concludere, no, questa nostra iniziativa. Ci teniamo a dire un'ultima cosa in conclusione, perché secondo me è molto importante sottolinearlo, perché si tratta di una questione molto grave a mio avviso. Cioè, in Italia si tende a parte il fatto, come ci siamo già detti, di dare colpi ai sistemi istituzionali per cose che non funzionano, quando in realtà poi ci sono altri problemi dietro certe lacune politiche in Italia. Ma la cosa grave è che noi abbiamo, appunto, stiamo parlando di repubblichetti, stiamo parlando infatti di un sistema federalista di fatto, perché le regioni trattengono il 90% del gettito fiscale, soprattutto IRPEF, perché il Parlamento non può discutere delle intese, non può intervenire sulle intese, quindi di fatto il singolo cittadino dovrebbe chiedersi, alla luce di questo, che cosa stiamo a fare insieme in questo paese? Ha ancora senso questo paese? Lo Stato è questo, uno Stato centrale che provvede ai bisogni di tutto, e ora sta venendo man mano a crollare, perché ricordiamoci che la democrazia viene tolta a piccoli passi, non di colpo. Gradualmente. Infatti anche il problema è che certo esistono sistemi federalisti in tutto il mondo, però il problema è che questi sistemi federalisti prevedono dei contrappesi. Noi invece andiamo ad introdurre
soluzioni federaliste senza prevedere i dovuti contrappesi, che comunque molti stanno cercando di introdurre con emendamenti e così via, anche il presidenzialismo. Certo, come abbiamo visto con Mauro Volpi, il presidenzialismo e il semipresidenzialismo ci sono in altri paesi, però esistono dei contrappesi. Da noi invece si inseriscono queste riforme politiche senza prevedere i dovuti contrappesi, cose che poi non vengono spiegate alle popolazioni, e quella propaganda poi va anche ad attecchire, perché la colpa viene additata ad altre questioni. Purtroppo nel nostro paese si è molto bravi a vendere fumo e a buttare fumo negli occhi, quindi bisogna stare molto attenti a questi elementi. Chiaro. Va bene così. No, ecco, volevo dire ultimissima cosa, poi non so Mario se vuoi concludere tu, insomma, volevo dire questo, cioè che questo elemento di contraddizione rispetto a un normale iter democratico, cioè la messa in discussione dei trasferimenti fiscali dalle regioni ricche alle regioni povere, è un tema che sicuramente andrebbe affrontato anche a un livello superiore. Ovviamente non stiamo parlando qui di autonomia differenziata regionale, ma io mi riferisco all'Unione Europea. L'Unione Europea, come sappiamo, non ha, diciamo, in seno, diciamo, un'idea di trasferimento fiscale dai paesi core ai paesi, diciamo, della fascia meridionale, quelli più deboli. Noi siamo datori netti da sempre, sostanzialmente, no? Ecco. E gli Stati Uniti d'America, che sono sicuramente criticabili sotto mille punti di vista, da questo punto di vista ci hanno da insegnarci, perché loro hanno, come dire, un bilancio federale, e una quota significativa, no, di questo bilancio federale viene destinato, diciamo, ai paesi più poveri. Questo è, come dire, è un tema che non è, come dire, quello della serata, no? Ecco, però magari può essere un modo per rilanciare un argomento dal mio punto di vista estremamente interessante, che prima o dopo dovremo affrontare, e cioè l'incompatibilità di questa Unione Europea rispetto a una costruzione di carattere politico che possa effettivamente determinare uno sviluppo armonico e non divergente tra i vari paesi. Mario, non so se... Sì, riprendo brevissimamente la tua ultima sollecitazione, nel senso da te proposto. Cioè, ricordate quando in effetti questo, come dire, questa proposta Calderoli alla fine, come dicevo prima, si inserisce in una sorta di riabilitazione di un disegno politico di retroguardia della Lega. Non è riuscita più a diventare partito nazionale, e adesso vede come ultima carta per la sopravvivenza questo suo essere una forza politica su scala minore. Ma tornando a quello che diceva Fabio, paghiamo anche un dibattito, secondo me, deleterio e assolutamente insensato, che viene da quella sorta di europeismo un po' acritico, un po', come dire, un po' ingenuo, anche un po' abbastanza inutile ai fini dello sviluppo delle popolazioni europee, che ha visto tanti frutti negativi, tra cui anche questo, perché anche questa vicenda dell'autonomia differenziata discende in parte, in molta parte, da un dibattito che non era solo centrato sulla realtà italiana, ma, se ricordate, era un dibattito su scala europea. Ve lo ricordate quando si parlava a Bambera e si è parlato tantissimo delle grandi regioni, delle macro regioni, quando qualcuno a un certo punto, e fu un'idea che tentò anche un pezzo delle classi dirigenti europee, soprattutto quelle fondate localisticamente, quando ad un certo punto sembrava che, più che parlare di nazioni, perché nel contesto europeo la nazione, soprattutto negli anni 90, inizi 2000, sembrava un affare pessimo che doveva essere superata nella unità della grande Unione Europea, ebbene, invece di parlare di nazioni, si pensò alle regioni o alle macro regioni.
questa nuova realtà vaga e vagheggiata istituzionale e politica che era pompata da un pezzo dell'establishment europeo e sembrava quasi che dovessimo andare verso quella direzione. Questa pessima opinione differenziata, così come la pessima riforma del titolo quinto della Costituzione, e mi è piaciuto Alfiero Grandi che ha ricordato in termini autocritici quale grande errore fu l'aver implementato una cosa di questo tipo da parte del centro-sinistra nel 2001. Diciamo che insomma è figlio un po' di questa temperie politica che ci ha investito. Quindi l'autonomia differenziata è affare politico italiano, ma anche discende da una corrente terminale, se vogliamo, perché oggi non ne parliamo più, non se ne parla più, che veniva un po' dall'Unione Europea. Oggi chi parla più di macro regioni, all'epoca sembrava, ricordo lo stesso Viesti, la rivista Meridiana, insomma mi ricordo un po' di dibattito su quel il solito centro-sinistra che ci è andato appresso, insomma diciamo che questa autonomia differenziata ha molti padri. Io spero che sia sconfitta o quantomeno grandemente contenuta nei suoi effetti negativi. E secondo me l'iniziativa di questa sera, le considerazioni interessanti di Umile, di Alfiero, e io penso che ci debbano stimolare a farne tante altre di iniziative, magari sulla scorta di quello che hai detto tu, Fabio, su puntando un po' al cuore del problema che è quello dell'Unione Europea. Sarebbe interessante, insomma, alzare un po' il livello dello scontro politico, e anche a titolo anche informativo, perché secondo me la gente va informata, sa molto poco, quel poco che viene veicolato dalle televisioni non è informazione vera, quindi magari se cerchiamo di dare qualche pillola in più, forse è una buona operazione politica, insomma. Certo, sono perfettamente d'accordo. Io direi che potremmo chiudere qui, siamo quasi arrivati all'ora e mezza, quindi niente, io vi ringrazio per essere stati con noi questa sera, grazie a tutti e vi rimando alle prossime iniziative, ce ne sarà forse ancora una quest'estate e poi ripartiremo con settembre. E ultima notazione, ci saranno ancora un paio di puntate del processo del giovedì, domani saremo in diretta con Francesco Dall'Aglio e insomma, vista la situazione in Russia, credo che valga la pena seguirlo con attenzione. Quindi a domani sera e un abbraccio a tutti, buona serata.